Pronto, Antonio? Tonino Conte su Pep. Scusami se ti chiamo a quest'ora di martedì sera. Stai a casa? Ah, finito adesso di lavorare? A Roma? A Milano? Oh, martedì sera? Uaiù, tu pure sei ingrippato, tu hai il lavoro, eh? No, no, non ti voglio dire niente di lavoro, amore di. Oh, un botto a me, resta concentrato. Tornato buoni. Ti voglio dire una cosa intima e personale. Ti puoi mettere un po' aspettato, sento un casino. Allora, ma a Milano tu si può dello ma a 3 a sera. Ma mettiti là. Allora ci sei? Ok, mi senti? Tonino, ti voglio solo dire che da quando ci sei tu io mi sento più sicuro. Cioè, non tengo paura più niente. Mi lascia ricevere. Sì, affronto le giornate, le avversità della vita con la consapevolezza che tu ci sei, come lanciare e tu risolvo. Cioè, qualsiasi cosa mi capita, io ricordando, secondo, secondo, sa paese. Ho tolto pure il mandifutto da casa. Ma non tengo proprio paura di Mario. Cioè, ci sei tu, Tony. Allora, io ti mettessi pure tutti i soldi, cioè, tacciassi il mio commercialista e ti mettessi tutti i soldi malati, perché sono sicuro che sa, chissà, mi sa. Per dirti come la penso, non veloce, non qua. Allora, io ti faccio questa compagnia, pure che creatura c'ho, la mattina, cioè, il zio Tonino, e compagnia, se tu la c'ho, e il stesso, ne ha zitti. Cioè, non me ne sa così, che sapesse che tu mi picchi, capito, Tonino? E che ne sa, ci mi è venuto un altro sì, perché sa, io non ero uno dove erano i certi fatti, mi venne ne un pare, però, vabbè, no, devi scappare, ehi, mi sento in un budello, festeggiate qualche compleanno, vabbè, no, no, me ne fotto, mi rumo lavoro, concentrato, sempre concentrato, tanto Toni, tu sei a te, generale, così, ti faccio bene, te lo volevo dire.